Che serata, ragazzi, che serata. Buona domenica 27 agosto, popolo rossonero, popolo del bandito, che serata. Quando mi rivedo poi nelle live reaction dello stadio, capisco cosa sia il calcio e che effetto abbia su di noi, no? Su di noi che partecipiamo così con tanto amore, con tanta passione, con tanta forza alle sorti del nostro Milan, poi chi seguirà le sorti della propria squadra, ma proprio quello che trasmette, no? E insomma, vedermi, da un lato dico questo è matto, poi dico insomma sono io, e dall'altro è proprio un fiume di adrenalina che ti scorre dentro, insomma, che ti trasforma anche per certi versi in quell'ora e mezza, quelle 2 ore che sei lì allo stadio a tifare per il tuo Milan. Un Milan che oggi bisognerebbe volare bassi. Oggi bisognerebbe volare bassi perché questi sono i momenti in cui bisogna frenare. Come insegnava il presidente Berlusconi, quando il Milan vinceva alla grande, lui frenava, quando il Milan perdeva, lui esaltava. Insomma, per questo, per tenere sempre la squadra ad un buon livello di motivazioni e di reazioni, insomma, psicologicamente. Però, insomma, io poi devo fare delle pagelle, quindi è difficile anche frenare oggi, ma cercherò di farlo, promesso. Se anche voi vi siete così sublimati ieri sera alla visione del nostro Milan, mettete un like a questo video, andate a rivedervi la live, anche se sembrerò un po' svitato, ma fa niente. Chi va allo stadio può capire. E ovviamente l'iscrizione al canale, perché mi auguro di arrivare a 10.000 molto velocemente, e la campanella per le notifiche. Vi ringrazio a prescindere. Allora, ragazzi, un commento generale sulla partita prima. Innanzitutto devo dire che ho visto tanto talento in campo. Ho visto tanto talento e questo va a riprova del fatto che noi, mi ci metto anch'io, ci capiamo poco. Ci capiamo poco sul valore reale effettivo dei giocatori. Ci capiamo poco sul fatto che le dinamiche di una squadra sono diverse da quello che è: questo è bravo, questo non è bravo, questo l'anno scorso ha giocato bene, questo l'anno scorso ha giocato male. E, insomma, le dinamiche sono molto diverse. E soprattutto le dinamiche di spogliatoio, le dinamiche di gruppo, le dinamiche di squadra. Io così, poi ci cado anch'io, perché poi ci si cade nel personalizzare, nel giudicare un giocatore, ma diciamo che vado a vedere confermata la mia idea che quello che è l'aspetto psicologico di un calciatore e il come si trova all'interno di una squadra, di un gruppo, può cambiare il rendimento di quel giocatore in una maniera che noi non possiamo neanche capire e immaginare. Quindi noi, aver seguito un po' questa campagna mediatica che tendeva a sottovalutare, scusate, devo rifiutare una chiamata, che tendeva a, come si dice, snobbare, no? Ogni acquisto del Milan. Faccio un esempio: Pulisic. Io, pur conoscendo Pulisic prima, pur avendolo, sapendo che comunque era di base un gran bel giocatore, giovane ancora, che aveva tutto da dare, diciamo che ieri sera ho visto veramente qualcosa di più, qualcosa che non vedevo da tanto tempo a San Siro, per talento, per intelligenza, per continuità nell'arco della partita, un giocatore oltre. Ma come ho visto un giocatore molto oltre in Loftus-Cheek me lo immaginavo un po' più, diciamo, meno sciolto, meno dinamico, meno. Ieri è venuta fuori tutta la sua potenza. Infatti, per me nel primo tempo è stato il
l'assoluto migliore in campo. Adesso vediamo chi dare l'MVP, perché le pagelle le farò in diretta con voi. Comunque, ho visto qualcosa di diverso, molto diverso anche dal punto di vista tattico, qualcosa che non avevo mai visto. Vi dico la verità, a me piace seguire dal secondo anello i movimenti tattici della squadra, cioè cercare di capirne le dinamiche, ma devo dire che quello che ho visto ieri è diverso rispetto a tutto quello che ho visto precedentemente dal Milan e da tutte le altre squadre. Ieri il Milan ha proposto un calcio diverso. Non so se sarà vincente, se non sarà vincente, se sarà spettacolare, se non sarà spettacolare, se sarà... Una cosa sono sicuro, ho visto un calcio diverso, diverso da quello che sono abituato a vedere fino ad oggi. Non sto dando un giudizio, ieri ha funzionato, abbiamo vinto, ho giocato bene, tutto, ma sto dicendo, ci sono proprio delle idee tattiche innovative, molto innovative, che andranno sicuramente studiate, per certi versi posso dire un qualcosa di rivoluzionario a livello tattico, non ho nessun timore di dirlo. Poi bisognerà vedere se sarà vincente o non vincente, ma qualcosa di rivoluzionario sicuramente. Ma passiamo alle pagelle, che sono l'argomento di questo video. Mike è un giocatore della squadra. Signore, è un giocatore della squadra che in più para. E quindi sul gol poteva fare poco, ha provato, stava riuscendo a fare il miracolo, ma era anche un tiro sporco, quindi difficile da... però nel primo tempo ha giostrato, ha giocato come fosse quello che impostava il gioco della squadra, quindi Mike gli do un bel 7 e nel secondo tempo si è distinto per delle ottime uscite. E quindi Mike 7 mi ha fatto prendere uno spavento quando a un certo punto girava la testa, si è fermato, ho detto aia Mike, che succede? Ma tutto a posto, Mike è il numero 1, andare a vedere un'ana cosa ha combinato ieri, grazie, ma va bene, non che ci fossero dubbi, eh. Calabria, ieri mi è piaciuto molto più che a Bologna, l'ho trovato più sicuro, più... Calabria era una partita da 6 e mezzo senza nessun problema. Direi che ieri ho visto un Calabria in crescita. E i due centrali mi sono piaciuti tantissimo ieri. I due centrali mi sono piaciuti tantissimo. Ciao, che adesso ha anche questo compito un po' alla Baresi, ma chiaramente, ciao, mi perdonerai, ma qui stiamo parlando del non plus ultra, cioè quello di prendere palla e poi di partire centralmente, però l'ha fatto bene due o tre volte, ha creato superiorità numerica e dietro è stato attento, quindi ciao, per me è un bel 7, mi è piaciuto. Tomori, ragazzi, Tomori lo sapete, ve l'ho sempre detto, a me non lo dovete toccare assolutamente, Ficaio Tomori, non me lo dovete toccare assolutamente, quindi io sono stato difensore arcigno di Tomori durante quest'estate di campagna, un po' a denigrare Ficaio Tomori, quindi anche per questo, alla sua prestazione praticamente perfetta di ieri, do un 7 e mezzo. Mezzo punto perché Ficaio è Ficaio e non me lo dovete toccare. Allora, Teo, quindi Tomori 7 e mezzo. Teo, che dire, solo il gol. Solo il gol, è solo che qua i voti, ragazzi, oggi vanno alti, però vabbè, quando se lo meritano bisogna darli alti, va bene. Dai, Teo, solo il gol descrive il Teo di ieri, anzi a Teo gli tolgo mezzo punto, e quindi sarà 7,5 anche a Teo perché gli tolgo mezzo punto, perché sarebbe da 8, perché ha fatto un gol di una classe, di una bellezza, oltre a tutto il resto, ma gli tolgo mezzo punto perché non può continuare a farsi ammonire stupidamente e tutte le partite per proteste. Allora, avrai capito, Teo, che stai sul cazzo gli arbitri, l'avrai capito? E allora chiudi con la bocca e pensa a giocare, perché non abbiamo ancora un tuo sostituto all'altezza. Non esiste un tuo sostituto all'altezza, quindi non esiste nel mondo
Ma non è che c'è bisogno che ti fai squalificare per riposare, puoi uscire 10 minuti prima, 20 minuti prima, una partita, poi quando sei al sicuro, come abbiamo fatto ieri. Ma cazzo, basta gialli, Teo, sono 2 su 2, basta. Quindi ti tolgo mezzo punto, Teo, ed è 7 e mezzo, mi spiace. Passiamo al centrocampo, ragazzi, il centrocampo io vi dico solo una cosa. Se Bennasser, a cui va il mio saluto e il mio abbraccio, recupera al 100% dal suo infortunio e rientra veramente a gennaio, ragazzi, ma che ve lo dico a fare? Immaginate, e già avete capito cosa vi voglio dire. Quindi Bennasser, mi raccomando, perché c'è da divertirsi. Benna, è lì il tuo posto, Benna, lo sai che è lì. Krunic ieri, Krunic è così. Partita di ordine, partita precisa, non ha sbagliato niente, non lo vedi per fare cose straordinarie, ma fa tutto quello che deve fare. Quindi anche per Krunic è un bel 6 e mezzo, ma poteva anche essere un 7, ma lo voglio stare un po' bassino. E Krunic 6 e mezzo, tranquillo ieri, mi ha dato sicurezza sicuramente. Passiamo ai due di centrocampo, che qua è una bella lotta, una bella lotta. Allora, Loftus sono indeciso per l'MVP con Pulisic, però vabbè, Loftus per me è un 8 ieri, perché nel primo tempo, quando non riuscivamo a sbloccarla, quando il Torino aveva ancora le energie fisiche per andare uomo su uomo in tutto il campo, e beh, su di lui non riuscivano ad andarci, perché lui se li portava dietro, come un treno. Come un treno se li portava dietro. Ha fatto sul gol una cosa meravigliosa, andando via con una forza, una potenza, e poi avendo l'intelligenza di mettere il pallone dentro l'area solo da spingere in rete. Quindi per me Loftus-Cheek ieri è da 8, un treno impossibile da fermare. E ho detto tutto. Il mio idolo. Io ho una passione per questo qua, per Tajani, io ho un'autentica passione. Ragazzi, qua siamo al limite dell'innamoramento, eh? Siamo al limite dell'innamoramento, per Tajani. Mi scoccia persino dargli 7,5, perché per me, io sono pazzo di lui, vorrei sempre dargli l'MVP. Gli do 7,5 solo perché in due conclusioni poteva segnare e deve imparare a centrare la porta, o deve cominciare a centrare la porta quando tira. Ma ragazzi, io ho visto un giocatore che dal vivo ancora mi dà più l'idea di un'intelligenza calcistica fuori dal comune, con delle giocate fuori dal comune, con delle palle verticali fuori dal comune, un visionario del calcio, un centrocampista che diventerà un top a livello mondiale. 7,5 a Tijani Reinders. Olli, Olli, che dire di Olli? Olli, Olli sta riprendendo forza fisica, due rigori tirati perfettamente. Olli è da 7,5. E arriviamo a lui, a Pulisic. Pulisic, allora facciamo così, MVP insieme a Loftus, 8, 8. Ne ho parlato già nel commento, nulla da aggiungere, un giocatore meraviglioso. Leao merita un bel 7,5, gli manca solo il gol, belle giocate, tutto insomma bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, gli manca solo il gol, ma arriverà anche quello. Ragazzi, i voti sono alti, ma il Milan lo meritava. Se vi è piaciuto il video, un like al video, iscrivetevi, Forza Milan sempre, grande Milan.